Allora, siamo alla puntata numero... Numero? Non lo ricordo. Ok, ci guarderemo dopo. E siamo arrivati finalmente alla best regione, ovvero Kanto. Perché tutti concordano sul fatto che Kanto sia bella, vero? Sì, anch'io lo penso. Lo so. Serve che tu me lo ripeta. Allora, praticamente, io ho già delle medaglie in più rispetto all'altro, perché sono una brava persona. E quindi, siccome ti piace tanto fare il pezzo di merda, stavolta le domande le leggi tu. Va bene, mamma, aspetta che apro il video. Bravo, bravo. Grazie. Allora, qua c'è Snorlax. Andiamo a battere Sabrina. Ho già battuta Sabrina. Lo so, perché ti ho detto sono un pezzo di merda. Dov'è il signor Psiche? Pischico. Psicodac. Allora. Tra l'altro è un pigliamosche. Allora, Maverick Blast ci chiede: SOS o SAS? Lazur. No, comunque SAS. Poi Darky 701 ci chiede: mi dite quali sono per voi i tre Pokémon che tutti amano ma che voi odiate e viceversa? Ovvero i Cresselia, tre... Cresselia. Charizard, Pikachu e Mewtwo. Ah, è vero, mi sono dimenticato di Mewtwo, hai ragione. E è Mewtwo. E viceversa, i tre Pokémon che tutti odiano ma voi amate. Dunsparce. Non ricordo più. Ora io Stunfisk, Cacturn e... sì, Dunsparce. No, non è Cacturn. Cactrenu. Bravo. Scusa. Quell'immagine. Mannaggia Charm. Saluto a Charm. Ciao bello. Eccolo là. Cazzo. Su. Ne hai altri oltre a Dunsparce oppure? Allora aspetta, fammi pensare. La gente cosa odia? Bella domanda. Ah, quelli di quinta gen, chi non li odia quelli? Darumakab mi piace un casino. Tipo. Quello è bellissimo. L'adoro. Darumakab. Non ho letteralmente idea comunque. Ah già, non ho una fune di fuga perché non ci voglio rifare tutto da capo. Vabbè, fa culo. Oh, ce l'ho fatta. Ah, è vero, era Oddish che Vataglio. Infatti. Allora andiamo alla prossima domanda, visto che oltre a Dunsparce e Darumaka. Allora, tu che altro hai battuto? Ho battuto Tenente Surge. Erika non ancora perché mancava Taglio. Tenente Surge, poi Sabrina. Ah, ok, vado a battere Erika. E mo vado ad Azzurropoli così almeno. Allora, Lagging Warrus dice: cosa ne pensate dei Green Day, Linkin Park e Sum 41? Hai preso tre dei miei gruppi preferiti. Idem. Cosa ne pensi di Porco Schifo, Son Morto Ancora? La regola dello scambia a pare non sbaglia mai. Comunque sì, ci piacciono tutti e tre. Poi, vediamo un po'. New Super Jeju Trademark ci chiede: serie di Yu-Gi-Oh! Preferita? A me GX, anche se piacciono tutte. A parte Zexal per la prima... Una buona prima parte sì, mi fa cagare. Poi diventa bello. Sì, idem. Direi sì, anche se, non so, sono un po' indeciso tra Arc 5 e 5Ds, perché mi piacciono entrambe. Forse meglio 5Ds. Poi qua c'è GoldFox98 che ci chiede... Penso abbia sbagliato lui al correttore. Perdi JoJo preferita. Penso si riferisca a opening o parte. In caso rispondiamo entrambe, che almeno... 4! Parte 4, indubbiamente. Come miglior opening penso o Crazy Noisy Bizarre Town o Great Days. Breakdown. Red from Kanto chiede: farete altri video VGC? Il problema è questo: o la cosa vi interessa, ma deve essere una cosa che piaccia più o meno a tutti, o non lo faccio più perché è un casino trovare le partite, fare tutto quanto. Poi non avendo la capture card devo passarlo a gente e farmi passare video, quindi dovrei scomodare altri. Vi ripeto, se la cosa interessa a un buon numero di persone, allora sì.
altrimenti no. Ok, poi Emilio il Figo chiede: Pokémon preferito di seconda generazione? Sneasel? No, Gligar. Gligar. Penso... decisamente Gligar. Scizor. Mi piace tantissimo il design. Alex Oliveox ci chiede: che ne pensate delle vostre skills a codesti giochi? Quali giochi? Penso Pokémon. Normale. Sì, idem, non siamo di certo dei campioncini, soprattutto io. Poi, oddio, c'è Avon, aspetta. Ah, no, scherzo. Prima c'è Simone Olla. Ci chiede: da dove derivano i vostri soprannomi? Paco, Zeffo, Docta, Avon e altri? Minchia, qua proprio l'ora del canale potente. Vabbè, dai, diciamolo. Allora, io perché... tempo fa si parlava di... aspetta, adesso quanti anni ho? 21 meno tanti, 7 anni fa almeno, usavo online il nome Zephyr perché ero abbastanza preso bene con i Ciripeppa. E una canzone si chiamava Zephyr Song e nulla, poi la gente mi abbreviava in Zef e allora l'ho tenuto. Avanti, Paco. Il mio deriva dalle medie. Mi aveva dato questo soprannome, non mi ricordo nemmeno perché, però me lo sono tenuto ormai, quindi chi se ne frega. Poi, allora, Docta l'ha preso perché è un fan del Doctor Who. Quindi, vabbè, di Doctor Who, sapete, Doc. Ne? Avon perché? Allora... allora, lui su internet si chiamava Nova Pazza. Esatto. Poi c'è stato un periodo in cui tutti quanti storpiavamo i nomi e da lì io ho tirato fuori a casissimo Avon e lui è piaciuto. E quindi se l'è tenuto. Sì, e lo sappiamo che era preso, cioè, sì, la casa produttrice di cosmetici, bla bla bla, sì, è per quello che fa ridere. Avon Makeup, a posto di Clio Makeup. Adesso mi ammazza quell'uomo. Allora. No, adesso ci facciamo un video così, però. Avon Makeup. Avon che si trucca, certo. Sarebbe la cosa più imbarazzante di tutte. Allora, ah, ecco, la domanda di Avon. Per una volta, una domanda seria che sintetizza l'esistenza della vita stessa. Oh, cazzo. Tette o culo? Hai ragione. In effetti. Bella domanda. Di solito io direi tette comunque. Beh, in quel caso anch'io. Però nel senso anche avere un bel booty, insomma, fa la booty. Booty or boobs? Io direi tutte e due. In caso dovesse mancarne uno, penso che manchi il culo. Prossima domanda. Allora, Gabri94 Ita chiede: sebbene Fire Emblem Warriors non sia un gioco strategico come gli altri Fire Emblem ed ha uno stile alla Hyrule Warriors, voi lo comprereste lo stesso? È un Musou, quindi lo prenderei proprio perché è un Musou. E tra parentesi, era un gioco che aspettavo da tanto tempo, anche perché è uno spin-off che... figo, perché effettivamente tu eri abituato a fare battaglia a turni con i tuoi personaggi preferiti, ora puoi picchiare la gente con i tuoi personaggi preferiti. Sì, anche io quando ho scoperto la prima volta, anni fa anche qua, perché l'ho preso bene con Smash e Mainavo Ike, che Fire Emblem fosse uno strategico, un po' ci sono rimasto male. Però alla fine non mi dispiace come gioco Fire Emblem. Beh, a parte... Awakening... Sì, sì. Fates Anyone? Sempre meglio di Awakening. Sì, vabbè. Poi vediamo un po'. Ultima domanda di Andrea Nicolai, che non muore mai. Pokémon preferito in assoluto? Non so quante volte l'avremmo detto. Ho perso il conto, infatti. Dai, Stunfisk. Inferni. E abbiamo finito le domande! Yeah. Sto andando a recuperare il pezzo del generatore. Dai, allora facciamo così. Facciamo così, dai. Siccome ormai non è che manchi molto, Brandy è diventata la mattanza delle palestre di canto, io direi che potremmo fare
potremmo fare degli episodi più corti in cui rispondiamo e basta invece che andare avanti, tanto ormai manca anche Penso poco. che 2 o 3 episodi finiremo tutto. Esatto, dopodiché penso che fermiamo un attimo la serie, ma nel senso che poi la riprendiamo, perché a me piace un sacco. Prossimo cosa sarà Smeraldo, immagino. Sì, terza gen. Chiaramente con la solita formula delle FAQ. Molto bene, direi che per questo episodio ci salutiamo, ci vediamo settimana prossima Ciao amici! con il nonno. Siamo al nonno? Al prossimo! Buono. Così. Ciao! Ciao!